questa giornata molto interessante, devo dire la verità. Ne eravamo convinti prima e ne siamo più convinti adesso che la giornata va a concludersi. E certo, fare conclusioni dopo l'intervento anche del professor Testa, che ha sintetizzato appieno quelle che sono state le discussioni della giornata, è un po' impegnativo. Dirò soltanto alcune brevi note. E stamattina siamo partiti con l'intervento del nostro direttore, dottor Laporta, che ha parlato di governance territoriale nel suo breve intervento, no? Poi nell'arco della giornata si è parlato, parlando di EMA, si è parlato di sostenibilità, ecosostenibilità, interventi sostenibili per il territorio, si è parlato di green economy. Se ci facciamo una riflessione, sono tutti argomenti, temi, termini anche italianizzati, vecchi, recenti, che vogliono sottolineare un'esigenza di una società, di un sistema, di un territorio più attento alle esigenze nostre, di cittadini, di individui, più attento alle esigenze del territorio stesso, più ambientalmente corretto. E forse è la volta buona perché dal punto di vista culturale c'è indubbiamente una crescita, il cittadino, come dicevo, è più attento e quindi gli amministratori sono più spronati. E di recente ho partecipato, come gli ultimi anni, alla premiazione delle bandiere blu. Ne parlava, credo, la dottoressa Palombo, mi pare, anche l'assessore Mulè stamattina, no? E devo dire che è un evento, perché noi come ISPRA partecipiamo alla commissione di valutazione, quindi siamo parte attiva, è un evento mediatico incredibile, perché in una sala il triplo di questa era completamente piena. Noi abbiamo fatto un premio EMAS a Ecomondo, c'erano un'ottantina di persone, mi ricordo Vincenzo, quando indubbiamente la valenza degli strumenti è davanti agli occhi di tutti, come è emerso oggi dalla nostra discussione. Anche la serietà con cui si affronta e si ottiene la registrazione EMAS è un discorso, senza nulla togliere ai colleghi di Bandiera Blu, ripeto, è un evento importantissimo, i comuni ci tengono moltissimo, è chiaro che ci muoviamo su due piani diversi. Eppure qualcosa... qualche carenza c'è, se noi non riusciamo a trasmettere l'importanza di questo strumento e resta molto chiuso, come è stato anche detto stamattina, probabilmente all'interno dell'amministrazione e così via. Per noi ci crediamo e tutti gli interventi di stamani sono andati nella stessa direzione. Noi allo strumento ci crediamo per la serietà dello strumento, per quello che lo strumento può consentire. Ovviamente un miglioramento impone un miglioramento continuo all'amministrazione, quindi una sfida continua per l'amministrazione stessa per migliorare il territorio. E oggi ne abbiamo avuto la conferma, perché noi siamo partiti dal Trentino. Ringrazio, l'ingegnere è andato via, ma è rimasta la dottoressa Tonini, che sono stati parte attiva in questo processo che noi abbiamo speso anche in Europa, perché è stata un'esperienza unica prima nel nostro paese e anche a livello comunitario. Siamo partiti dal Trentino proprio per l'importanza che le amministrazioni, sia provinciale che il consorzio dei comuni, hanno voluto dare a questa iniziativa e che ha portato degli indubbi risultati. Ma abbiamo visto che è la rete che premia, abbiamo visto che le unità di comuni, le organizzazioni sovracomunali sono quelle che ovviamente danno i risultati migliori, perché si va ad un'economia di scala, si gestisce un territorio più ampio, e qui torno al concetto di Vincenzo, che dobbiamo andare verso un'emasi di territorio, perché il nostro interesse è migliorare il territorio tutto quanto e non una piccola parte, perché una piccola parte i benefici sono poi essenzialmente contenuti. Quindi le esperienze che noi abbiamo visto stamattina, io ringrazio tutti quanti, ho ringraziato anche la dottoressa Palombo per aver sintetizzato in pochi minuti quella che è un'esperienza importante del Comune di Castiglione della Pescaia, e per la quale devo dire ho accolto i suggerimenti, e l'ultimo anche quello del professor Testa, che voglio sottolineare. I suggerimenti che noi, almeno di ISPRA, possiamo subito recepire sono sicuramente dare un taglio diverso al prossimo premio EMAS. Ribadisco che anche noi ogni anno cerchiamo di trovare un oggetto diverso per il premio, probabilmente le dichiarazioni ambientali lo supereremo quest'anno trovando un altro oggetto per la premiazione. E d'accordo con i colleghi, Vincenzo è uno dei promotori, è sempre nelle nostre intenzioni fare una breve incontri formativi sulla dichiarazione ambientale, ce lo diciamo da non so quanto tempo, e quindi forse recependo lo spunto e l'indicazione della dottoressa, forse sarà la volta buona che,
che organizziamo una qualcosa di questo genere. E infine l'idea delle linee guida. Indubbiamente, se noi riuscissimo a tirare un documento di indirizzo per le amministrazioni, sarebbe sicuramente uno strumento molto importante e di aiuto per le amministrazioni. Quindi chiudo con queste indicazioni che noi recepiamo, vi ringraziamo e che noi cercheremo di portare avanti nel prossimo futuro. Per chiudere la giornata voglio ringraziare i colleghi del nostro servizio comunicazioni che avete visto sempre qui in giro e che adesso sono scomparsi quando li volevo ringraziare, sono timidi, se ne sono andati. E poi oltre Barbara, che è del settore EMAS, che fa capo del signor Parrini, Mara, Bert, Silvia, Laura e Valeria, che sono il front-end del nostro istituto nei confronti di chi si avvicina ad EMAS. Un'ultima cosa, anche noi al nostro interno stiamo cercando di mettere a fattor comune più esperienze. Per esempio noi al nostro interno abbiamo dei colleghi che si occupano di agende 21 locali e quindi strumenti che in qualche modo possono dialogare con EMAS. Abbiamo colleghi che si occupano di raccogliere le buone pratiche ambientali. Abbiamo messo a fattor comune anche questi gruppi affinché anche al nostro interno si possa arrivare o navigare in una stessa direzione per avere uno strumento il più possibile condiviso. Grazie a tutti e buon pomeriggio.